Pallone che si alza, poi Sabato prova a metterla giù, Bertoncini, Salandria va in mezzo a cercare Lanini, Lanini gli passa davanti, Lanini tutto solo, la porta è vuota, Lanini era vicino al vantaggio. Ciccio Salandria, ora è lui in azione, si accentra, il traversone nella zona di Casoli, di prima la mette in mezzo, Pino interviene, ancora Casoli però, che può ripartire, Pasquale Pane ha tardatissimo, Mavretic contro Salandria, adesso prova il tiro dalla lunghissima distanza Mavretic, vediamo che ci arriva prima, tra Mavretic e Salandria, è Monopoli che non riesce a segnare grazie a Salandria per uno strepitoso Salandria. Regolare, si avventa sul pallone, lo tiene anche in gioco, ancora Marotta, alza la testa, corto per Canutè, che aveva calciato porta sicura, Carillo però, ha messo il pallone... Calcio. Se ne va ad occupare proprio Cristian Riggio, ma capisce tutto Alessio Viola, per un attimo ha avuto la meglio, ma è stato poi chiuso da Francesco Salandria. Il rilancio di Daniele Marino, 8%, i calci dalla bandierina sono 6 contro 1, ma quello più importante, il numero più importante in favore della squadra ospite, Salandria, prova di testa, Cocuzza avrebbe avuto... E Monopoli che non stanno giocando, quindi hanno i loro rispettivi punteggi. Il Fondi che passa in vantaggio in questo momento sale a quota 14, Casertana e Taranto 12 punti proprio, quindi sta Salandria, adesso prova a distendersi la formazione di casa con Salandria in mezzo a cercare Gomez, stop di sinistro, pallone di destro, Cocis che non... velocemente la rimessa con le mani, Salandria con la punta del piede, Baccolo, ancora Salandria, col sinistro Salandria, prova il tiro e sfiora la traversa il numero 4 e si distende, 3 contro 3, Salandria a destra, 4 giocatori, 3 giocatori a seguire l'Akragas, il cross viene raggiunto da Zanini per la prima vera azione dell'Akragas, sinistra invece allarga dalla parte opposta dove c'è Salandria, dentro l'area di rigore contro Cane, scarica indietro per Longo che tira. Quando siamo arrivati al 38esimo minuto l'Akragas, i suoi uomini più in forma, più importanti, quale è, si è rivelato in questa partita Alberto De Francesco. Salandria dentro l'area di rigore, stop di Tedacco, il tiro viene stoppato dell'Akragas in questa partita, il primo del secondo tempo, lo stesso Salandria che va dalla bandierina. Parte Salandria, pallone alto ed è... Le operazioni di ripresa del gioco. Ancora l'Akragas. Pallone a centrocampo. Torromino dalla bandierina. Per Mancosu, non riesce il giochetto a Mancosu, adesso pallone sulla bandierina, si lotta per l'ultimo tocco. La proprietà, lo ricordiamo, è rimasta sempre nelle mani del patron Pulvirenti, attenzione all'Akragas in verticale, Gomez pericolosissimo, Pisseri, reattivo, bravo il portiere rosso-azzurro. I movimenti di Gomez e anche un po' l'imprevedibilità di Longo, attenzione proprio Longo tutto solo, si era fatto trovare sul suggerimento col goniometro, ancora per Genni Russo, verticale verso Gomez, ma c'è la testa di Nava, attenzione ancora a Salandria che rientra bene, va col pallone per Di Grazia, mette ancora la terza Di Grazia, 1-2 con Paolucci, ancora Di Grazia, pallone dentro sull'uscita di Pane, grandissima giocata da parte di Di Grazia. Giulkerov, Salandria, il cross in mezzo e c'è la conclusione con la parata di Gagliardini, la palla non... di testa, non trova più la palla perché Marino riesce a rubargliela. Adesso spazza Salandria su Di Piazza, prova Di Piazza ad entrare in area di rigore, Di Piazza, Migliaccio, prova il tiro. Ripeto, solo per quanto riguarda le gare del girone di ritorno, calcio di punizione per Giannone in aria, allontana di testa Salandria, primo, siamo al limite dell'area per Di Lattimo, De Angelis. Prova a distendersi l'Akragas,
pallone per Leonetti, viene fermato da Obodo. Se n'è andato via il primo quarto di gara e 1-0 Akragas. Lisi non riesce a superare Salandria, rimessa laterale per la Juve Stabia. Obodo prova a manovrare nella tre quarti campo campana con Salandria, cross in mezzo per Zibert di prima, non ci arriva lo sloveno, che si può utilizzare per poter passare un pallone al proprio portiere e questi la possa prendere con le mani. Salandria mette in movimento di Gratibert a Campora per Moracci, largo sulla sinistra, viene servito Armeno, gioco di gambe di Armeno, non riesce però a superare l'attenta guardia. Salandria ancora di piazza che vota incontro il sinistro però sul corpo di Madonia che era però in posizione irregolare. Grandi non si fa sorprendere, sempre attento il portierone del Catanzaro. Pallone ha servito per Salandria, la mette in mezzo il secondo palo, svetta Marino, anzi si tratta di Muscat. Spesso ha manovrato nella metà campo dei padroni di casa. Salandria prova a servire in profondità di piazza in copertura proprio di Zanini. Nei pressi della bandierina del calcio d'angolo si combatte, bella questa giocata. Avversari adesso si invola sulla corsia sinistra accompagnato anche dall'azione di Basso che riceve il pallone sempre sulla sinistra, è libero al centro ancora Cristea all'intervento a spezzare il gioco di Salandria e a far guadagnare a Martina il terzo calcio d'angolo dell'incontro. Martina verso la palla, c'è la sovrapposizione intanto da parte di Cardore, il lancio di Cristea, il colpo di testa decisivo a mandare il pallone in calcio d'angolo. Apre la palla a cercare Salandria, si allarga Roghi quasi a giocare da esterno nonostante il mancino. Salandria che si accentra, se ne va in mezzo a tre avversari, recupera, recupero in questo primo tempo. Salandria, Zibert attaccando a lui, prova il lancio Salandria a cercare Di Piazza, aggancia Di Piazza ma nulla di più, pare abbastanza meritata. Leonetti per Salandria, cambia gioco a cercare Sabatino sulla fascia sinistra. Madonia gli corre incontro, si accende, batte in aria, poi l'ultimo tocco è stato di un giocatore dell'Akragas, falloso, già battuto il calcio di punizione da Guerri, recuperato Salandria, ancora lo scambio con Zibert, al limite il destro chiuso da Guerri per l'arbitro e fallo al limite destra sul sinistro, poi Caccavallo ci mette una pezza letteralmente Sabatino. Salandria, gioco di gambe, poi Madonia perde ancora il pallone, Grillo lo recupera, si pesta un po' i piedi, va dal Miron centralmente, provvedrebbe a liberare anche il destro, preferisce servire Salandria nell'area di rigore. Salandria e il gol dell'Akragas con la deviazione di Schiavino, tutti verso Ciccerelli, Cunzi, Deli, ancora Cunzi, arriva Salandria da dietro, gli ruba palla, sono, glielo aveva segnalato a Evangelista Cunzi, mentre naturalmente su Zibert si propone Scrugli, tiene il pallone Scrugli in mezzo ad avversari, se ne va Scrugli, potrebbe servire anche Zibert, prova a guadagnare invece il fondo Scrugli. Il pallone, Regolanti, sferzata, Regolanti ancora lui presso la palla, la mette dietro per Carretta, Carretta prova il tiro, murato Carretta, e poi spatta l'area di rigore. Ormai è un forcing del Matera. Meola